Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi un nuovo video, ma prima di incominciare, sigla. Bentornati a tutte quante. Oggi in questo video vi mostrerò tutto ciò che ho acquistato nel mese di luglio. Prima di incominciare, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi su Instagram, giù nell'infobox. Come sempre troverete tutti i link inerenti a tutti i social. Mi raccomando, vi aspetto anche lì. Quindi io partirei subito perché anche in questo mese ho fatto tanti tanti acquistini. Parto subito. Come prima tappa vi faccio vedere quelli da Idea Bellezza, che ho preso alcuni prodottini, tra cui dei profumi. Quindi ho preso il Fiorucci, Miss Fiorucci, che l'avevo trovato in offerta su un volantino e l'ho voluto prendere. Sapete che io l'avevo terminato, ve l'avevo fatto vedere anche su un video, appunto dei prodotti finiti, e quindi come l'ho visto in promo l'ho ripreso, e quindi l'ho ripreso, eccolo qua. Poi un altro profumo, che vi ho già parlato di questo profumo nel video, quello inerente alle scoperte del periodo, che ve lo linko su nelle schede. Questo qui, Indra, che se volete avere qualche info in più, vi suggerisco di andare a vedere appunto quel video, perché comunque lì vi spiego tutto per bene. Quindi questo è il profumo, eccolo qua, bellissimo, non c'è nulla da dire. Poi un altro profumo che ho preso sempre quando ho preso quello, che anche questo troverete la recensione in quel video, è questo qui, La Volée di Tacchini, Sergio Tacchini. Anche questo troverete in quel video, dove appunto vi parlo un po' di questo profumo, di tutte le note e tutto quanto. E questo è il profumino. Ora vi apro anche il Fiorucci, che non avevo ancora aperto. Allora, questo tra l'altro è bella anche la scatola, bella anche la scatola. C'è un cuoricino qui, appena che si apre. Eccolo qua. Ed è un 50 ml. Buono, 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 buono. Già avevo finito il 100. Poi, sempre da Idea Bellezza, avevo preso delle maschere in offerta, un po' di maschere devo dire, che ora vi vado a mostrare. Ho fatto un po' di scorta perché erano in offerta, una bella offerta, quindi le ho volute prendere. E sto parlando delle maschere in tessuto della Garnier, queste qui, e quindi ne ho prese due, queste qua nere. Poi ho preso una, questa qui questa è praticamente una maschera super idratante energizzante. Ne avevo trovata una sola, quindi ne ho presa una sola. E poi ho trovato questa maschera super idratante opacizzante, questa qui, e di queste ne ho trovate, e quindi mi sono fatta scorta e ne ho prese ben 4, eccole qua. E queste in offerta le ho pagate intorno all'euro e qualcosa, quindi ho approfittato e mi sono fatta una bella scorta. Sapete che io adoro le maschere in tessuto, e quindi non potevo che non prenderle. Mi hanno dato, vediamo, dei campioncini. Allora, questi sono dei triangoli. Mi hanno dato
due campioncini di fondotinta, questi qua, Diego della Palma. Il mese successivo, quando vi ho fatto il video per quanto riguarda il mese di giugno, mi dimenticai di farvi vedere questo che presi sempre Lidl ed è il gel per sopracciglia che mi consigliò la mia amica Michela. Io l'ho presi nella numerazione 01 e quindi ve lo faccio vedere adesso, ecco. E quindi la prima tappetta. E quindi la prima volta che sono andata, perché praticamente anche in questo caso dovevo andare il mese di giugno per andare a ritirare il regalo del compleanno, ma non ci sono riuscita. Fortunatamente però sono riuscita a prenderlo poi nel mese di luglio, però la faccio vedere adesso. Allora, il regalo per il compleanno è questa maschera. Questa qua praticamente la commessa mi ha detto che si utilizza prima, 5 minuti prima del make-up praticamente, si mette prima del make-up. Poi, acquistando un prodotto, avevo anche i punti doppi e quindi ho voluto prendere finalmente una tinta di Huda Beauty ed eccola qui. Ho preso Gossip Girl, eccolo qua come colorazione, troppo bella anche la confezione, veramente. Vi faccio vedere subito il colore, eccolo qui, bellissimo, faccio vedere il colore. Io ancora non la devo provare, ragazze, però l'ho soltanto sbocciata e devo dire che mi ha colpito tantissimo. Questo è lo scovolino, la durata, perché praticamente l'andavo a togliere ma non si toglieva. Quindi ero indecisa tra due colori, poi alla fine ho preso questo. Eccolo qua, troppo bella. Poi mi hanno mangiata di questa pochettina fatta così, di tela, con il rossetto, la bocca e la scritta qui, troppo carina. Poi invece nella seconda volta che ci sono stata, ho fatto due dannetti. La prima cosa che ho voluto prendere è stata lei. È stata amore a prima vista quando l'ho vista anche in azione sulla mia amica Michela del canale Michela P, un bacio amore mio. Allora, la palette si chiama Neon Pink Obsession, penso che si dica, che è sempre di Huda Beauty e sono quelle palette neon praticamente che io adoro e quindi i colori sono dei miei canoni e quindi non potevo non prenderla. Il pack è stupendo, da lì sembra aranciato ma è un fucsia. Tra l'altro mi piace anche quella con i toni aranciati che voglio prendere. Questa è la palettina che porta lo specchietto. Questa è la palettina, eccola qua, bellissima con questi toni, con questi viola fucsia. Troppo bella, spero che si veda un po' bene. Un'altra cosa che ho voluto prendere è stata questa perché comunque era anche uno degli ultimi pezzi e quindi mi piaceva il colore e l'ho voluto prendere. E sto parlando di questo kit qui con le labbra ed è sempre un kit di Huda Beauty. Inizialmente quando la vidi non la volevo prendere. Però mi sono fatta tentare dalla tinta e quindi poi vabbè il pack è quello che è, non ci sta niente da dire. Questi sono i prodotti all'interno, che praticamente all'interno troviamo una tinta, una matita e un gloss. Sapete che io non vado molto d'accordo con i gloss, ma questo è un gloss molto particolare, quindi ho detto
no? Vi faccio vedere. Ecco qui. Si presenta così. Ecco qui. Allora, la tinta è questa qui che si chiama, vediamo un attimo se riesco. Tropi Wife, credo, ed è questo qui, questo colore qui. Poi c'è il gloss, bellissimo. E poi ovviamente troviamo la matita dello stesso colore della tinta. Eccola qua. Bella, bella, bella. Poi ovviamente il pack vuole la sua parte, quindi l'abbiamo presa. Eccola qua. Come omaggi ho ricevuto, questo, vediamo un attimo, se riesco a capire. Un acido ialuronico naturale proveniente dal grano, note per le sue proprietà idratanti. Quindi me ne andate un po'. Tra l'altro, vedete qui ci sta questa buca perché praticamente mi piaceva troppo perché stava attaccata vicino ai due bordi della busta e quindi l'ho messa qui perché poi vorrò metterli sull'agenda che sto pensando di voler fare. Insomma, questi sono i campioncini di questo gel e me ne ha dati ben 4. E poi mi ha dato anche due profumini, eccoli qua, di questo bellissimo profumo che tra l'altro io ho in Mongerlain, bellissimo. Poi ho preso anche delle cose da Bottega Verde perché erano prodotti comunque in saldo e quindi ho preso il pediluvio defaticante, rinfrescante per i piedi ovviamente, poi lo spray rinfrescante e ho preso anche la diocrema balsamica. Già li ho provati, questo tra l'altro lo avevo anche già acquistato in passato e mi sono sempre trovata bene. Questa volta l'hanno cambiato il packaging, prima era tutto verde. E mi sono sempre trovata bene. Ho voluto comunque prendere questi due prodotti per provare. Già li ho provati e mi sto trovando benissimo. Poi ho fatto anche il passaggio da Erbolario perché dovevo comprare lo shampoo a Emanuele, quindi ci passai. Comunque mi diedero anche questo libricino con tutti i loro prodotti che tra l'altro me lo danno sempre. Questo è lo shampoo che avete visto anche nei prodotti finiti. L'ho ripreso perché Emanuele si è trovato bene. Per la forfora, se avete i capelli grassi con forfora è ottimo. E poi mi hanno dato dei campioncini che dopo vi farò vedere, mi hanno messo qui. In più mi hanno dato il regalo del compleanno, fortunatamente, perché comunque mi hanno dato comunque anche il regalo di compleanno nonostante era passato il tempo e mi hanno regalato anche una caramellina, quindi per raggiungere comunque l'importo. Allora, come omaggio l'Erbolario ha fatto per i compleanni di quest'anno, ha fatto il bagno gel all'ambra liquida, alla vitamina E, poi una crema per il corpo. E poi lo specchietto che già fecero anche l'anno scorso, uguale praticamente, ve lo faccio vedere, eccolo qua con la loro scritta dietro. Questo è lo specchio, questo è lo specchietto e questo è il retro.
quindi, e questo è la sua, il suo sacchettino molto carino. Vi faccio vedere gli omaggi, i campioncini che mi hanno dato. Allora, mi hanno dato Dopo Sole e Shampoo Sole, poi questo fluido per dopo barba, il profumo Giada come campioncino così, e poi infine un altro shampoo all'estratto di miglio e soia. E questo per quanto riguarda l'erbolario. In ultimo sono passata da Bialetti, che sta al centro commerciale dove vado io, perché a luglio praticamente mi arrivarono due sconti del 20% che li ho sfruttati in due volte, e quindi vi faccio vedere un po' le cose che ho preso. E sono le cialde alla vaniglia, abbiamo voluto provare le cialde alla vaniglia da 12, questo è il pacchetto che esce da 12, così come anche queste alla nocciola. Vi dirò tra i due, perché le abbiamo già provate, preferisco al 100% la nocciola. Poi in quel frangente abbiamo preso anche questa caffettiera, questa qua, che era già scontata, sempre della Bialetti, e si poteva sfruttare il 20% anche sui prodotti già scontati, quindi abbiamo scelto questo colore qui. Poi invece la seconda volta che sono andata, mi sono andata a prendere, sempre con il 20% di sconto, queste tazze, perché mi piacevano troppo. Sono tazze da 6, come potete vedere, e sono di tutti i colori diversi, come vedete. Costano 20 euro, io avevo lo sconto del 20%, quindi fate un po' voi. Come campioni mi hanno dato un po' di cialde, e quindi mi hanno dato quello bio, che tra l'altro sono tutte cialde che noi già avevamo provato, poi Roma, Palermo e Napoli. Eccoli qua. Poi un'altra tappa che ho fatto è stata da MAC, anche stavolta sono andata a prendere praticamente questo rossetto, questo qua, il nuovo Viva Glam, eccolo qua, che sicuramente troverete sul mio Instagram, se mi seguite l'avrete già visto, ed è il nuovo Viva Glam 1, cioè ragazze parliamone, c'ha un pack favoloso. E la cosa bella di questo rossetto è che tutti i soldi spesi per questo rossetto va tutto il ricavato, va tutto in beneficenza, quindi si fa anche una grande cosa. Mi raccomando, fatelo anche voi. Il pack è favoloso, anche se può magari far pensare al Natale, perché è tutto glitteroso, tutto così, però è stupendo. Ed è questo colore qui, ed è un bellissimo rosso, eccolo qua, fantastico. E questo viene 19 euro. Poi andiamo avanti. Poi sono passata da Clarence, che è un negozio di accessori per capelli e non solo, perché avevo bisogno un po' di accessori per i capelli, perché mi si sono rotti tutti i cerchietti praticamente, che li utilizzo tantissimo quando mi trucco, quindi ho fatto scorta, perché praticamente c'era l'opportunità di prendere tre, acquistarne tre e avere tre in omaggio, e quindi mi sono un po'
scelta un po' di cose, e quindi i cerchietti sono, saranno anche un po' da bimba, ma mi piacciono troppo. Allora, ho preso questi cerchiettini qui, questi qua sottili sottili, perché così non mi fa neanche la forma ai capelli, e questi venivano 6 euro e sono 4 cerchietti fatti così, troppo bellini. Poi ho preso quest'altro tipo di cerchietti, che ne sono 3 e li ho pagati sempre 6 euro, eccoli qui, fatti così. E poi infine, sempre come i cerchietti, questi qua li ho pagati un po' in più, costavano 8 euro perché sono fatti con le perline. Io quando le ho viste ho detto vabbè, no, le devo prendere, troppo carini, eccole qui, troppo carini, vediamo se mi durano. Poi questi qua invece sono quelli che poi invece ho avuto, li ho presi come omaggio, che venivano 5 euro, quindi ho preso, mi sono scelta questi elasticini qua di tutti i colori, che io li uso per casa. Poi mi sono scelta questi altri elasticini qui, quelli tutti fatti così, per fare le code alte, perché mi sto rendendo conto che mi piace moltissimo la coda alta quando sto in casa, e quindi queste qui, che vengono 5,99 euro, sono 3 fatte così e uno è fatto così. Tra l'altro questo qua mi ha colpito il fatto che ha tutti questi cuoricini, e io sono molto romantica, sono una persona molto romantica ragazze, io sono una persona molto romantica ragazze. Comunque, questo è Clarins, 2 volte in farmacia perché avevo bisogno assolutamente dell'acqua termale Avène. Volevo a tutti i costi prendere l'acqua termale Avène, quella con la bottiglina piccolina, perché adesso che dovrò partire mi occorre quella piccola da portarmi in vacanza, e quindi l'ho trovata finalmente. Ma prima di questa mi presi questa perché comunque mi serviva assolutamente, i giorni scorsi mi ha fatto un caldo boia, e quindi poi l'ho trovata e l'ho presa comunque, quindi adesso sto a posto per un po'. Omaggino della mia cognatina, eccolo qua, che è il doccia schiuma profumato all'orchidea Giardino dei Sensi, che me l'ha regalato la mia cognatina. Poi passai da OVS, e mi presi delle maschere, tra cui presi 2 di queste all'aloe vera, che tra l'altro, vabbè, una l'ho fatto usare a mio figlio, che ne aveva bisogno, quindi 2 di queste, e poi mi presi una di questa Detox Finge, che sarebbe sempre quella tipo bolle, troppo carina da fare. Eccola qua, grazie alla mia amica dolcissima Michela, sempre lei che mi avvisa di delle cose. Nel giornale Star Bene mi sembra che era, c'erano i gloss di Essence in Metal Shock, e io ho trovato questo bellissimo colore qui, veramente un colore shock. Bellissimo, fucsiasissimo, io poi adoro il fucsia, poi vabbè, bellissimo, cioè, eccolo qua, molto più pigmentato per essere un gloss, bellissimo. Poi sono passata da Casanova, ormai ogni mese è una tappa fissa per me, e ovviamente ho preso la Yankee Candle. Questa volta è stata la volta della Vanilla Lime, eccola qui, buona, ma ho preso anche due bicchieri colorati della Coca-Cola, che erano in offerta, mio figlio si è scelto questo colore,
bellissimo, costavano un euro e qualcosa, quindi l'abbiamo presi subito. E io ovviamente mi sono presa il fucsia. Che facevano? Mi prendevo il fucsia, ragazze, un fucsia neon fantastico, cioè bellissimo. Come allora, da NYX, come ovunque praticamente, ci sono i saldi, e quindi mi sono andata a prendere un fondotinta, questo qua, Stay Matte But Not Flat, questo qua, che io sto utilizzando un'altra colorazione. Questa tra l'altro è la colorazione Ivory, io avevo una un po' più scuretta, però questa pure è abbastanza buona come colorazione. L'ho trovata in offerta in saldo, quindi l'ho presa, per, anche perché quella che sto utilizzando mi sta finendo. Quindi questo è il fondo. Qui c'è la plastichina e questo è il colore, vabbè, è molto sparflesciato perché c'è comunque la luce davanti forte, quindi questo è il fondo. Mi sono presa l'eyeliner bianco perché volevo provarlo, questo però non era in offerta, è un semplice eyeliner bianco, eccolo qui, che poi vi farò sapere o su YouTube o comunque su Instagram. Poi sono passata al Lidl, ho preso delle cose che normalmente non trovavo, ma sicuramente l'avrete viste anche nel video di spesa. E ho preso questo spray per i piedi della linea Tropical Summer della Sien, eccolo qua. Poi ho trovato le matite per le sopracciglia che mi ha consigliato la mia amica Michela, sempre lei, mi fa fare tanti danni, eccole qui. E io ho preso nella colorazione 07, eccole qui, le proverò e vi farò sapere. In ultimo ho voluto prendere le salviettine della linea appunto Tropical Summer, perché finalmente le avevo trovate, quindi me le sono prese. Ultimo, faccio vedere alcuni acquisti che ho fatto da Kiko, finalmente dopo più di un anno che ci mancavo, perché comunque c'erano i saldi, insomma, volevo dare un po' un'occhiata e quindi mi sono detta andiamo. La prima cosa che ho preso, che cos'è che potevo andare a prendere, sono le maschere, perché erano in offertissima e quindi scontatissime, quindi ho voluto prendere questa, la camomilla, che praticamente sono due pezzi, cioè una si mette sul viso a metà fino al naso e l'altro, e l'altra parte fino alla bocca, ed è praticamente una maschera alla camomilla. Proveremo, vedremo come sarà. L'altra invece è questa purificante, vedremo come saranno anche queste. Poi ho preso la matita per sopracciglia nere, la matita per sopracciglia, la 04, quella che io utilizzo sempre, ovvero questa qui, ormai utilizzo lei e, insieme al gel di NYX. Poi mi sono presa un blush, questo è il numero 05 Almond, ed è praticamente un blush stupendo, cioè quando l'ho visto ho detto vabbè, e ha il pack con l'azzurro, eccolo qua, stupendo. Ovviamente porta la sua cartina che era rimasta dentro. Questo è il colore, c'è lo specchietto e questo è il colore, questo bellissimo fucsia, bello bello bello. Poi ho preso un fondotinta compatto nella numerazione 02, all'interno sempre con la sua cartina, il pack è sempre azzurro, questo azzurro mare, bellissimo, e questa è la colorazione che ho preso io.
porta sempre lo specchietto, e questa è la colorazione che poi al di sotto porta sempre la spugnetta come quello di NYX. Molto molto bello, vedremo come sarà e vi farò sapere anche di questo. Poi ho preso in ultimo il mascara, questo qua, Top Coat, che sapete che io adoro e non potevo che non prenderlo, quindi eccolo qua, e me lo metto di scorta, anche se non mi serviva, però stava in offerta di sconto e quindi me lo sono voluto prendere. Con questa spesa ho avuto un 10 euro di sconto su una prossima spesa di 20 euro, che tra l'altro ho già fatto, ma vedrete in un video successivo, quando farò un video degli acquisti del mese di agosto, per cui dovete avere pazienza delle cose che avrò preso, che ho preso per farvi vedere. E quindi ho preso anche lì alcune cosine e ho sfruttato i 10 euro. E con questo è tutto. Quindi questo è tutto ragazze, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un bel like, fatemi sapere con un commentino che cosa ne pensate di tutto quello che avete visto, fatemi sapere quali sono stati i vostri ultimi acquisti del periodo e io vi aspetto anche su Instagram, che sono sempre Fortuna Fish & Makeup, vi raccomando, vi mando un bacio enorme, grazie della visualizzazione e noi se volete ci vediamo al prossimo video.